So guys, this is the condition of the water here. So these are chestnut, guys. I just got them from this walk. It's time to make some wood, guys. Let's go in the forest and make some wood, man. And we're done for today. Guarda Matti, ce l'ho fatto un mese con questo. Mamma mia, quello dell'Amazon, te l'ho detto anche là, mi fa un baffo. Perché Dio? Dov'è Dio? Dio ci ha fatto. Dio non può. Perché Dio? Cioè, ma Dio non dovrebbe intervenire. Te tienti le tue idee. Non credere te che mi puoi dare qualcosa. Te, che scendi quei piedi per terra. Scendi quei piedi non, per terra. Non puoi pensare di cambiare il mondo. È sempre stato così. L'utopia che hai te non esiste. Te non mi ascolti e dopo mi incasso. Ma se tu mi parli soltanto. No, la tua è un'utopia. Cioè, e se la vuoi predicare ti fai delle inimicizie, perché te vuoi predicare una cosa irrealizzabile. Questo è il mondo, non è il tuo mondo. Il mondo reale è questo, tu. Sì, sai, è una fantasia la tua, no? Una fantasia. Non si era mai realizzato. Prima finiamo il mondo, poi dopo chissà. Sì, però devi campare, devi vivere, devi avere una casa, devi avere la macchina, devi pagare le tasse. Come fai? Fra un po' metteranno delle antenne nuove che si chiamano 5G, no? Sì, sì. E praticamente quelle sono microonde. Sì, sì. Che ti spaccano il cervello. Certo. Ma chi se ne frega? Noi guardiamo la partita, ma che ce ne frega? È un mondo che non mi appartiene proprio, io. Ma a un certo punto apparterrà, perché ti spareranno le microonde in testa. Fra poco, eh? No, ma io tanto ho 38 anni. Che cazzo ne frega? Questo qua è successo l'11 settembre, però nessuno lo fa vedere. Questo non so quelle due torri, che sono crollate. Questo è un altro che stava lì vicino. Certo. Hai visto come è venuto giù? Guarda. Lo credo, è venuto giù, sì. Perché è venuto giù? Dai, che ce la possiamo fare? No, perché? Perché ha messo la roba. Ha messo la dinamite qualcuno? Certo. Chi l'ha messo? Bin Laden? No. Chi l'ha messo? La dinamite? Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Capiamo in che mondo viviamo? Sì, in questo. In questo? In questo. E tu però guardi la partita? Certo. Ah sì? Ma senz'altro. Se Bruno Vespa non ti ha detto dell'edificio che è crollato, no? Tu ancora che lo guardi perdi tempo a guardare Bruno Vespa? No, questo in un libro che ti... Quando, e beh, che c'entra? Quando... Qual è la differenza tra libro e TV? Merda in TV, sì, merda nel libro. Sì, spegnete la TV, spegnete la TV, spegnetela proprio. Sì, sì. Voi votate? Sì. A chi votate? Qui a Palazzolo, quando c'era da fare per il sindaco, io votavo per uno che conoscevo, che già sta agli ortali. Così che stava simpatico e basta. No, perché sono stato per 20 anni in una casa che era sua, e quando io venivo in ferie andavo lì. Esattamente. Look at those sheep, all the eyes. They are celebrating here in Antrodoco. They have no idea what they are celebrating, but they are celebrating. Le radiazioni? Sì. Le radiazioni, le... Queste non si sentono e non si vedono. Mm-hmm. Solo un aggeggio del genere. Hai capito? Fuma. Telefono. Ma moro. Che morio? Non si può stare senza sigaretta, senza telefono. E vabbè, pare che no, se no l'avrei fatto. Se ho capito bene, è lo Stato, è il governo, è l'Europa, è l'America. E sono delle entità che stanno parlando, che fanno dei complotti su di noi, ok. Ma chi invece dice l'incontrario, ad esempio che i vaccini fanno male, che la terra è piatta dell'11 settembre, chi sono? Sono delle persone che conosciamo, lì più o meno sappiamo, vabbè, lo Stato, quindi sappiamo chi può essere, i servizi segreti possiamo sapere. Hanno delle fonde, hanno... Ma quelle altre chi l'ha messo in giro quelle nozioni, quelle notizie? E uno di meno di questo! Ancora adesso, che bello! Allora, adesso, aspetta! Ma come di che stai, le fondi? Basta! No! Hai preso male lì! Era lì! Allora volevano andare a pescare, ma non pescavano, però è preso! C'era un signore lì dall'altra parte che mi ha detto qua ci vorrebbe il duce adesso. Qua da noi ha fatto tante cose. Qua da noi
ha fatto tante cose il Duce, ha fatto le scuole, ha fatto il comune, ha fatto le strade. Che ma adesso, adesso ce lo mettono un altro Duce, perché piano piano la gente è come se... Ci vorrebbe, ecco, lo dice anche lei. E anche a te ti piace il dittatore? Sì, perché i suoi punti che ha fatto 70, 80, 100 anni fa ci sono ancora i suoi punti. Quelli che fanno adesso dall'autostrada cadono. Esattamente. Vogliamo ponti che si reggono. Per il resto non c'è frega niente. Perché ci siamo diventati intelligenti e sappiamo allacciarci le scarpe, perché abbiamo messo insieme uno più uno. E la logica è logica. Come la matematica è matematica. Se abbiamo il GPS adesso è perché ci hanno fatto dei calcoli sopra, perché c'è stato anche, capito? Quindi ed è lì per purtroppo. Ma secondo te c'è qualcosa che non va nel mondo oggi? No, ma quello di sicuro. Però tu non puoi mettere tutti sullo stesso piano, perché altrimenti fai questo il burrone e vanno giù tutti. Non ne salvi uno. I hope these people will pay, guys, because it's not this world has a structure, has some logic to it and everything, and it will be really stupid if all these dummies would make this journey a hell and will not pay for it. It's not possible. I will not accept it.